Bentornati nel canale, sono Pietro VRN. Oggi si riporta nuovamente Euro Truck Simulator 2 ed un nuovo episodio della serie. Ragazzi, oggi mi trovo in Italia ed esattamente a Venezia. Tocca fare una consegna che mi porterà fino a varcare i confini della Slovenia e raggiungere di fatto Capodistria. Per l'occasione ho deciso di prendere possesso di una doppia mod. Innanzitutto questo trattore stradale è un DAF XJ, per l'appunto, da 530 cavalli. È un magnifico trattore stradale, guardate che stupendo, 6x4, cui ho agganciato anche un rimorchio a pianale ribassato tre assi con tre ruote sterzanti e un casboar. Entrambe, ripeto, sono delle mod però staccate a sé stanti e oggi per l'appunto volevo fare questo viaggio. Prima di partire andiamo a vedere nel frattempo l'interno del cabinato di questo XJ, che è una mod, ragazzi, è basata, ripeto, sempre sui telai dei modelli SCS, che per l'appunto riproducono questi modelli qui, però il modder ha effettuato delle opportune modifiche, delle varianti e delle personalizzazioni, e quindi ha reso questi DAF davvero davvero molto molto belli da guidare. Quindi me ne sono innamorato, l'ho preso e ho deciso di prenderne possesso. Oggi si fa una bella consegna qui tra Venezia e Capodistria. Allora, accendiamo di fatto il motore nel frattempo, regoliamo il display del navigatore, inseriamo la marcia e andiamo via. Noterete subito che anche il sound del motore è campionato, per l'appunto è modificato, è il classico motore di un Packard MX13 da, ripeto, da 530 cavalli. Ma avremo modo comunque durante la consegna di fare due chiacchiere e di parlarvi sia del trattore stradale sia di questa consegna, anche del rimorchio che mi sono portato dietro per affrontare, ripeto, l'ennesima consegna di oggi. Ragazzi, ovviamente parliamo sempre di ambientazioni che risentono di fatto sempre e comunque della promod che ho inserito qualche giorno fa, se vi ricordate bene, la Promod 2.70, e oggi si torna in Italia, qui a Venezia. Sto per raggiungere di fatto il luogo di consegna della merce di oggi, quindi mi preparo ad entrare qui nell'area del parcheggio e confermare di fatto il carico. Quindi andiamo più o meno qua e andiamo a confermare. Allora, oggi volevo fare per l'appunto questo viaggetto, quindi tra l'Italia e la Slovenia, quindi fino a raggiungere Capodistria, e devo prendere in consegna una Mieti Trebbia, uno dei tanti carichi disponibili per questo casboar, per questo rimorchio a pianale ribassato. È una Mieti Trebbia case, ragazzi. E lì in avanti. Ok. Via. Yeah.
Come potete vedere, le ruote sterzanti agevolano tantissimo in fase di parcheggio e questo Casbar è un ottimo, ragazzi, un ottimo rimorchio a pianale. Pelino giusto un pelino indietro, ok, perfetto. Perfetto. Fermiamo tutto e attendiamo di fatto il caricamento della merce. Passa sempre una mezz'oretta circa. Ok, il carico è stato messo a bordo e io mi dirigo via. Una bella visuale da fuori, guardate che meraviglia, è un magnifico esemplare di mietitrebbia chiese che dobbiamo, ripeto, trasferire fino a Capotrisse in qualche zona di campagna. Manca solo la barra, ma abbiamo la mietitrebbia, via. Facciamo attenzione qui. E facciamo due chiacchiere, ragazzi, quindi oggi si torna nuovamente con un nuovo appuntamento qui su Euro Truck Simulator 2. Come dicevo prima, di tanto in tanto mi faccio vivo e oggi avevo voglia di fare un'altra consegna che mi porterà, ripeto, fino a Capodistria in Slovenia. Nelle ultime ore, ragazzi, ho fatto però capolino anche di questa mod, questo magnifico DAF, che per l'appunto, a differenza del DAF che ormai impariamo a conoscere all'interno del mondo di gioco di Euro Truck, questa è una versione completamente rivista e a livello di personalizzazione vi assicuro che il modder, in questo caso Jasper, ha fatto un ottimo lavoro, ragazzi. Me ne sono innamorato e ho deciso di prenderlo e affrontare per l'appunto oggi questa consegna. Come si presenta questa mod? Allora, innanzitutto si presenta con le tre versioni proprio dei DAF più recenti, per l'appunto concepiti dal brand. Quindi il modder ci mette a disposizione per l'appunto l'opportunità di poter modificare questo DAF nelle tre varianti che vanno dalla versione base di cabinato, sempre trattori stradali trattasi, cioè l'XF, poi abbiamo l'XJ che è il modello che ho scelto io per affrontare il viaggio di oggi, e poi anche l'ultima variante, l'XJ Plus. In buona sostanza, ragazzi, questi tre modelli variano per la dimensione e la profondità di fatto della cabina. Una cabina più stretta, per l'appunto, più piccolina nel modello XF di fatto. Una cabina molto più grande nell'XJ, soprattutto in profondità, per l'appunto. E poi una cabina estesa soprattutto anche in altezza nell'XJ Plus. Per quanto riguarda le motorizzazioni, ovviamente abbiamo tutta la carrellata di motori che arrivano fino ai 580 cavalli. Di fatto però ho preferito, ragazzi, scendere sui 530, che per l'appunto è la motorizzazione massima raggiunta da questi veicoli nel reale. Tra l'altro, ragazzi, DAF aveva concepito questi veicoli intorno al 2000,
21 per fare in modo di realizzare una serie di modelli molto sofisticati e molto scrupolosi a livello di eleganza, a livello di prestazioni, ma soprattutto a livello di consumi. Motorizzazioni che andavano di fatto a ridurre e di molto il consumo di carburante e soprattutto anche a livello di affidabilità con oltre 200.000 km accertati tra un controllo ed un altro, proprio per fare in modo che questi veicoli viaggiassero molto prima di sostenere di fatto un piccolo controllo. Quindi un veicolo molto stazionale, molto curato in ogni dettaglio. Il modder per l'appunto ha scelto di rimettere mano, diciamo, ai progetti e ai modelli SCS per fare in modo di creare una serie di modelli per l'appunto DAF di queste tre serie, ripeto, con molte più personalizzazioni interne ed esterne e una rivisitazione ovviamente del motore campionato perfettamente, poi tutta una serie di chicche per quanto riguarda, ripeto, la personalizzazione interna ed esterna, quindi l'aggiunta di qualsiasi ulteriore modifica da applicare all'interno di questo veicolo, tutte modifiche che non potevano essere molto eseguite, diciamo, a livello di dei DAF di base, di fatto, che sono sempre modelli molto, come dire, molto limitati a livello di modifiche e a livello di personalizzazione. Meno male che ci mettono i modder a reworkare questi modelli, a metterci tanta passione per creare per l'appunto un modello veramente molto molto bello. E quindi sono andato a scaricare questa versione. La versione, diciamo, di questo modder mi è piaciuta tanto e ho deciso di portarvi oggi un episodio sul canale andando per l'appunto ad affrontare un viaggio, una consegna che mi porterà da Venezia a Capodistria in Slovenia. Il Casboer che mi sto portando dietro come rimorchio, questo pianale ribassato, l'ho scelto perché ha un'altissima mole di tipologie di carico che possono essere per l'appunto caricati su e si distingue anche per la particolarità, ragazzi, di essere configurabile in quattro versioni, due versioni a lunghezza short, che sono in pratica i rimorchi a pianale da 15 metri, che è un po' il rimorchio che ho deciso di con cui ho deciso, ripeto, di fare il viaggio di oggi, e poi una versione da 18 metri long di fatto. Le due versioni, ripeto, cambiano esclusivamente per il numero degli assi. Quindi abbiamo due varianti long da 3 e 2 assi in pratica, e poi due varianti short sia da 3 che da 2 assi, e
ed entrambi hanno in pratica la particolarità di avere tutti gli assi sterzanti, oltre al fatto che il rimorchio può essere colorato, possiamo inserire vari dettagli nel pianale, se vogliamo magari un pianale metallico, un pianale con effetto simil legno. Eccetera eccetera. E allora paghiamo qui il pedaggio e rimettiamoci in marcia, via. Non ci sono livree personalizzate in questo DAF, ho notato, ma solo colorazioni monocromatiche, comunque molto belle, perché possiamo per l'appunto configurare il DAF sia con colori a tinta, ripeto, unita, sia in modalità opaca, sia in modalità diciamo con colorazione metallizzata, e sia a livello di personalizzazioni, anche con l'opportunità di avere anche un template. Di fatto mi sono accorto che c'era per l'appunto un template con il quale possiamo per l'appunto modificare a piacimento la propria versione del modello, ma magari per modificarne qualche particolare a livello di livrea. Di fatto, per quanto riguarda invece i telai, il modder ci mette a disposizione fin dall'inizio un trattore stradale 4x2 XJ da 390 cavalli, e poi tutta una serie di telai che per l'appunto possiamo con cui possiamo per l'appunto modificare questi veicoli. Allora, per quanto riguarda i telai, come vi dicevo prima, a seconda della cabina possiamo per l'appunto modificare il trattore stradale nella versione XF, XJ e XJ Plus. Poi possiamo di fatto modificare, ripeto, il telaio nella versione 4x2, 6x2 e svariate versioni del 6x4 a livello di telaio. Un'altra variante, ma questo è perché ovviamente il modder ha completamente modificato qualsiasi aspetto estetico del veicolo, quindi possiamo perfino modificare i colori dello chassis, quindi perfino i colori della ralla. Possiamo intervenire su qualsiasi aspetto e dettaglio del modello, davvero un gran bel una gioia, ripeto, per i fanatici del tuning. È molto traffico in città qui, in autostrada, ragazzi. Ecco
ecco, una cosa che mi è sempre piaciuta dei DAF, perlomeno questi di nuova generazione, con questi specchi retrovisori muniti per l'appunto di telecamera, rispetto ai tradizionali specchi esterni, sono sicuramente molto più comodi. Di fatto mi permettono di avere una visione del mondo esterno sicuramente molto più chiara e definita. Di fatto e qui siamo in pratica già in territorio sloveno, ragazzi, quindi ci stiamo avvicinando a Capodistria. Per quanto riguarda il cruscotto, ragazzi, il modder ci mette a disposizione ben 5 varianti, anche per quanto riguarda la modifica di tutto l'ambiente interno della cabina. Quindi possiamo modificare tutta la tappezzeria, tutto quello che riguarda in pratica il cruscotto, in 5 varianti, che cambiano completamente la tonalità del dettaglio, quindi delle imbottiture dei sedili e di tutto quello che si trova all'interno del cabinato a livello estetico. Poi possiamo anche cambiare i volanti, anche questi in 4 o 5 varianti, mi pare, che modificano il volante in tantissime varianti di colore, di pellame. Sono, ripeto, tutte modifiche che rendono per l'appunto molto più personalizzabile il veicolo rispetto al modello originale. E non è finita qui. Il modder, per la verità, aveva anche incluso, però non ho scaricato questo ulteriore mod, anche la versione con telaio per l'appunto cassonato. Perché per scelta ho deciso di viaggiare con la versione classica a mo' di trattore stradale, che la trovo molto più carina, ragazzi. Un altro particolare sempre di questo modello è il fatto che possiamo di fatto anche personalizzare completamente la mascherina del veicolo, quindi completamente stravolgere i dettagli del muso, ripeto, del veicolo, quindi della calandra, rispetto al modello originale. Quindi se vogliamo
più dettagli cromati o più dettagli in tinta o più dettagli plastificati, anche nei passaruota, eccetera, eccetera. Quindi, ripeto, un modello che esalta, ripeto, a mio avviso, i fanatici del modello in sé, del DAF, ma anche chi si diletta per l'appunto di fare molta personalizzazione nei propri veicoli. Vediamo giusto un istante il controllo di sicurezza qui e procediamo, via. Ok, fermiamoci qui. Prendiamo il parcheggio. C'è un po' di marcia di retro. Un pelino. Ok. Perfetto, fermiamo tutto, freno di stazionamento e confermiamo la consegna. Direi che è stato fatto un ottimo viaggio. Prima dei saluti, come di consueto, un breve accenno alle due mod e poi facciamo i saluti. Allora, innanzitutto il rimorchio. Quindi andiamo all'interno del rivenditore dei rimorchi e questo è il Casbor. Il rimorchio a panale che, ripeto, con cui ho fatto la consegna di oggi, questa è la versione, diciamo, iniziale da 15 metri, 3 assi, dove possiamo per l'appunto modificare in tante varianti di colore. E poi, per quanto riguarda i telai, come vi dicevo prima, ci sono tutte queste varianti. Allora, due varianti per l'appunto long, sia a due o a tre assi, per l'appunto, e due varianti short. Questa e questa in pratica. Quindi direi che l'imbarazzo per la scelta anche per le modifiche di questo rimorchio a pianale ribassato. Ovviamente cambiando la lunghezza della dimensione, va da sé che cambiano anche le tipologie di carico. Andiamo a vedere il concessionario del DAF, di fatto. Allora, il modello in questione è questo, ragazzi, il DAF 2021 XJ, Jasper in pratica è il modder. Questa è la versione, diciamo, di base, l'XJ, che poi possiamo co completamente convertire sia nella versione, e adesso noterete subito la differenza, XF, guardate che piccolina la cabina, sia nella versione XJ, che poi è stato il modello che ho scelto di fatto, è l'XJ Plus. Guardate anche l'altezza del cabinato. Poi, ovviamente, varie modifiche per quanto riguarda la verniciatura con tantissime colorazioni sia opache che ovviamente metallizzate. Per quanto riguarda gli interni, come vi dicevo prima, cambiano i dettagli per quanto riguarda il cabinato interno, quindi possiamo avere anche la guida a destra di fatto all'inglese. Ma di fatto con queste modifiche andiamo anche a modificare i dettagli e le colorazioni delle imbottiture, delle plastiche, del pellame e dei dettagli interni del veicolo. Poi per quanto riguarda gli accessori, guardate per esempio già vi renderete subito conto dai vari punti di tuning quanta personalizzazione si può fare in questo veicolo.
vi dico solo questo, guardate dove si può intervenire dappertutto. Quindi su telai, su minigonne, all'interno dello chassis, dappertutto, ragazzi. Quindi è inutile che vi confermi ciò che volevo dirvi in precedenza. Davvero un gran bel veicolo. Me ne sono innamorato, l'ho scaricato, eccetera, eccetera. E ho affrontato questo viaggio, ragazzi. A questo punto direi che è arrivato il momento anche dei saluti, quindi andiamo al parcheggio. Ragazzi, che dire, spero che anche questo ennesimo appuntamento qui su Euro Truck Simulator 2 vi sia piaciuto. Io, come al solito, vi invito a lasciare un bel pollicione in su, iscrivervi al canale, lasciare pure un bel commento che fa sempre piacere. Noi ci ascoltiamo la prossima volta da parte mia. Ciao ciao ciao!